Se lodato Gesù Cristo, buona Pasqua di resurrezione del Signore. Buona Pasqua e vuol dire anche un buon incontro personale con il risorto, che se anche non appare visibile ai nostri occhi, appare sicuramente nello splendore della verità e dell'amore dentro il nostro cuore. E la nostra mente viene illuminata da quello che è la sua presenza, la sua guida e la grande promessa che ha fatto alla Chiesa. Nel Vangelo di oggi, dunque, Matteo ci racconta come le due donne che andarono al sepolcro e furono sorprese nel vedere, nel sentire il terremoto, nel vedere la pietra ribaltata e sulla pietra un angelo che diceva loro: andate, annunciate, è risorto, non è qui, andate a dire agli apostoli, ai discepoli, che Gesù li attende in Galilea. E se vanno con fede, con gioia grande, il timore dell'incontro divino, spirituale, si mischia, si unisce alla gioia, è quel timore reverenziale che si ha di fronte a quello che è la manifestazione evidente della potenza del divino, la sua presenza. Con questo atteggiamento, dunque, vanno con fede. Ai discepoli che sono in Gerusalemme riuniti nel Cenacolo, e il punto di riferimento è quello, ma vengono intercettate da Gesù risorto, che dà loro la pace e conferma le parole dell'angelo. Non si tratta di un rinforzo della loro fede, perché le donne avevano creduto subito. E quindi con questa certezza andavano ad annunciare la resurrezione del Cristo. Gesù dunque appare loro sulla strada come premio della loro fede e conferma dunque le parole dell'angelo lui stesso dicendo: andate, li aspetto in Galilea. Bisogna evidenziare il fatto che Gesù non si propone di apparire loro al Cenacolo, come invece avverrà la sera stessa. Gesù dunque si muove a sorpresa, non secondo degli schemi che noi potremmo dire prevedibili, ma dice alcune cose e poi dopo deve compiere come degli aggiustamenti sulla misura della difficoltà delle persone di fronte alla passione, morte e risurrezione. E la difficoltà ce l'hanno maggiormente gli apostoli. Ecco la conferma dell'appuntamento in Galilea, ma come sappiamo gli apostoli resistono. Resistono nel non credere. Giovanni corre con Pietro subito dopo al sepolcro per vedere i fatti. Pietro non dice nulla, Giovanni invece vide e credette. E credette a ciò che dicevano le scritture. Dunque c'è una conferma fortissima di quello che sono tutte le profezie che parlano della morte e resurrezione del Messia. In Giovanni si apre subito la fede. È il primo, bisogna dirlo, dopo le donne, a credere di fronte a quel segno della tomba vuota ma con i panni messi con ordine, piegati. Quello che era servito da sudario per il corpo di Gesù. Questa difficoltà a credere in realtà non impedisce Gesù di andare oltre e di superarla. Insiste, mi vedranno in Galilea. Ma poiché essi insistono nella loro incredulità, Gesù li recupera laddove si trovano e alla sera appare loro nel cenacolo. Sappiamo che manca Tommaso, il più resistente, nel dubbio, e c'è un appuntamento per lui 8 giorni dopo nello stesso cenacolo. E Gesù dichiara beati coloro che credono e crederanno, hanno creduto senza vedere, così come hanno creduto i profeti e coloro che hanno creduto ai profeti, così come
hanno creduto le donne che non hanno visto il risorto, ma hanno creduto alle parole dell'angelo, così credono e crederanno tutti coloro che non vedranno in quel giorno, in quei giorni, il Cristo risorto fra essi, ci siamo anche noi. Gesù dunque recupera i suoi perché sa che il loro cuore è per Gesù, ma sono limitati e questo loro limite poi verrà vinto dall'azione purificatrice dello Spirito Santo, perché sono comunque cuori ben disposti che amano il Signore. Invece si apre una distinzione che segna la divaricazione fra le due classi di persone: coloro che credono anche con fatica, ma poi si convertono, e coloro invece che non vogliono credere. Di fronte al fatto della resurrezione, i fatti della tomba vuota che si manifesta col terremoto, il rotolare via della pietra e l'angelo che arriva e si siede sulla pietra, le guardie cadono tramortite, sono spaventate, corrono al tempio. Di fronte a questa testimonianza soprannaturale, i sommi sacerdoti avrebbero potuto convertirsi, fermarsi. E invece continuano con tenacia nella loro posizione di contrarietà a Gesù, pur sapendo che Gesù è il Messia, è Dio che si è fatto uomo. Il problema loro è che sono induriti nel loro cuore e vogliono rimanere tali. Ed ecco che perpetuano la menzogna. Dite così, istruiscono le guardie. I discepoli hanno rubato il cadavere nottetempo e li pagarono per questa menzogna. La menzogna, il denaro, la corruzione, le minacce, i ricatti, falsi testimoni, le ingiustizie continuano e segnano sempre di più quello che è il solco dei non credenti che non credono non per debolezza o per qualsiasi ragione, qualsiasi tipo di limite, che sono rappresentati molto bene anche dai 12 apostoli, ma non credono perché non amano il Cristo. Credere non significa essere convinti dei fatti, ma credere vuol dire aderire ai fatti così come li si comprendono. Questi capi comprendevano bene i fatti che venivano da Dio, ma non accettavano Dio nella sua manifestazione in Cristo. Il loro interesse infatti non era Dio, ma il potere. Questo idolo che era nel loro cuore sostituisce Dio, anche se nominalmente lo servivano, e alla resa dei conti, cioè di fronte ai fatti, quando Dio si manifesta in Cristo, viene fuori ciò che hanno nel profondo del loro cuore: l'attaccamento al potere, al governo, al denaro, il posto di prestigio, cose che conosciamo. E dunque la menzogna dice, continua fino ai nostri giorni, dice Matteo, in questa frase testimonio della sua contemporaneità dei fatti e del Vangelo scritto ben prima che Gerusalemme venisse distrutta. Ma a noi interessa vedere come si segnano due classi di persone, si realizza quella profezia su Gesù bambino di Simeone, che dice che sarà una pietra d'inciampo, salvezza per molti, perdizione per altri. Il mondo si divide in due: davanti alla rivelazione di Dio in Cristo, coloro che lo accettano, lo amano, lo seguono, coloro che seguono altro, che chiamano Dio, ben sapendo che non lo è, ben sapendo che servono se stessi, il gruppo, l'ideologia, l'interesse, l'orgoglio, il denaro, tutte queste cose fanno parte del gruppo che rifiuta Cristo. Davanti a questa pietra scartata dai costruttori si divide dunque l'umanità. Noi dobbiamo stare
ben attenti però a non includere, ed è per questo che non possiamo giudicare il cuore delle persone, i deboli, i distratti, da quelli che sono i malevoli contro Cristo. Chi non è con me è contro di me. Ma quante sono le persone che non sono contro Cristo, pur perché non lo conoscono, perché pensano da altro, per tanti motivi. Dunque, le due classi sono ben distinte, ma noi non conosciamo chi appartiene decisamente all'una o all'altro. Perché alcuni di questi possono convertirsi, altri invece possono rivelarsi tenaci oppositori del Cristo. Il giudizio è nelle mani di Dio, ed è il giudizio finale. A noi deve interessare la fede personale nostra, che è l'amore per il Cristo, e seguirlo. E far sì che la sua luce si espanda nel mondo, è la luce del risorto che portiamo in noi per il dono del suo Spirito, e possa far scoprire il vero Dio che si manifesta nel volto di Cristo e si manifesta nella luce dei cuori a un numero quanto maggiore possibile di anime. Ognuno poi risponderà ovviamente di quello che incontra, accetta o rifiuta, ma a noi non sta a giudicare, a noi il compito di sperare fino in fondo che la verità si faccia strada nel cuore, nel profondo di ciascuno. Accettando la verità su se stessi, allora si è in grado di accettare la verità che è Dio. Togliere quindi la menzogna dal nostro cuore, su noi stessi, vedere quello che è l'inutilità della nostra vita perché seguiamo i nostri idoli. Tutto questo ci permetterà di far cadere le scaglie che appannano la nostra vita, la vista spirituale, e poter riconoscere Dio, dargli gloria, seguirlo, servirlo e soprattutto essere riempiti della sua vita e della sua gioia tutta spirituale, di quella pace che il mondo non conosce perché non ama Dio. Dio vi benedica.